Dal menu di Windows Live Mail, clicca su Account e seleziona il pulsante Posta elettronica. Inserisci tutti i parametri richiesti. Su Indirizzo di posta elettronica indica l'indirizzo completo della casella che vuoi configurare. Se hai attivato la verifica in due passaggi, non puoi usare la password associata alla casella PEC, ma per motivi di sicurezza devi generarne una dedicata per l'utilizzo esclusivo della casella e dell'archivio PEC su un programma di posta. Per generare la password per il programma di posta, consulta la guida alla pagina generapassword.pec.it. Una volta generata, puoi digitarla nel campo indicato. Ti consiglio di lasciare attiva l'opzione Memorizza la password e nel campo indicato inserisci il nome che desideri far visualizzare per i messaggi inviati. Vai su Avanti. Da Configura le impostazioni server su Tipo di server, seleziona il protocollo IMAP. Digita il server Posta in arrivo imaps.pec.aruba.it. Seleziona l'opzione per abilitare l'SSL richiede una connessione protetta e verifica che il numero della porta sia la 993. Su Nome utente di accesso, digita il nome completo della casella che vuoi configurare. In Server della posta in uscita, inserisci l'indirizzo server smtps.pec.aruba.it e seleziona le opzioni per abilitare l'SSL richiede una connessione protetta SSL e per richiede autenticazione. Nel campo Porta digita la 465. Clicca su Avanti e poi su Fine. Seleziona l'account appena creato. Clicca il tasto destro del mouse e seleziona Proprietà. Su Tab IMAP inserisci, mantenendo le maiuscole e le minuscole così come visualizzate. Su Percorso posta inviata, inbox.sent. Su Percorso bozze, inbox.drafts. Sul Percorso posta eliminata, inbox.trash. Su Percorso posta indesiderata, inbox.spam. Clicca su Applica e poi su OK e nel pop-up che appare clicca su Sì. La configurazione dell'account è completata.